Roma, il secondo dopoguerra. Una storia come tante di egoismo maschile, dice Giovanni Gigliozzi che la racconta. Quando la donna disse che aspettava un bambino, lui sparì e la famiglia di lei la mise fuori di casa. Qualche anno in un brefotrofio, poi la solitudine, la paura e finalmente le suore che l'accolgono caritatevolmente e le procurano un buon lavoro presso una famiglia che accetta anche la presenza del bambino. Intanto lui continua con la sua vita spensierata, fin quando si fidanza e viene invitato dalla sua nuova ragazza ad andare con i genitori a San Giovanni Rotondo. Arriva l'incontro con Padre Pio. Il suocero lo presenta e gli chiede la benedizione per questa nuova famiglia. Padre Pio si fa pensieroso e dice: «Io benedico, sì, ma…» e ripete due volte: «Ma Dio, ma Dio!» A casa tutti si domandano il senso di quelle parole. Lui resta in silenzio. Il giorno dopo riesce a parlare da solo con Padre Pio, il quale, prima ancora che lui cominci a parlare, con un sorriso affettuoso gli dice: «Sai che cosa devi fare? Coraggio!» Torna in albergo, scrive una lettera di spiegazioni e rientra a Roma. Le ricerche non sono semplici, ma alla fine trova la mamma e il bambino e la vita di quella nuova famiglia comincia con la benedizione che veniva da Padre Pio. Pace e bene a tutti. Padre Pio non ti lasciava in ginocchio. Mentre il suo sguardo ti penetrava dentro e metteva in luce anche gli angoli più reconditi del tuo cuore, nello stesso istante porgeva verso di te la sua mano piegata perché ti rialzassi e tu potessi ricominciare. Ho scelto l'immagine di questo giovane sconsiderato che fugge le sue responsabilità ma poi incontra provvidenzialmente Padre Pio che gli apre gli occhi, gli fa vedere il male che c'è in lui ma sa anche dargli fiducia e speranza, perché è questo che la Chiesa si aspetta da noi, gruppi di preghiera e figli spirituali di Padre Pio in questo momento. Tra le mura delle nostre case, nei condomini delle nostre città, sul posto di lavoro o semplicemente ascoltando la televisione, siamo costantemente a contatto con una continua deriva di valori, di disordini finanziari, di ingiustizie. Non basta denunciare l'errore, soprattutto quando lo tocchiamo con mano, nella povertà umana e spirituale di chi ci sta intorno. Noi siamo nelle nostre famiglie, tra la nostra gente, per stendere una mano, per essere una Chiesa che sa ricominciare. Padre Pio ci vuole missionari tra le pareti delle nostre case. Durante la Prima Guerra Mondiale, precisamente nel luglio del 1917, si compiva un dramma in una povera famiglia di San Giovanni Rotondo. Moriva il figlio piccolino di una povera donna che proprio in quei giorni era rimasta vedova perché suo marito era morto in guerra. Padre Pio non può andare a trovarla perché è ammalato. Le scrive un bigliettino assicurandola: «Il vostro bimbo è in paradiso e di là vi guarda, vi assiste, vi sorride e prepara il posto per voi». Cita San Gregorio, che invita ad essere costanti nella fede in queste situazioni, ma aggiunge che la pretesa che il dolore sia alleviato dalla fede gli sembra una vera chimera. Con grande delicatezza però prosegue: «Dopo aver lasciato libero corso alle lacrime per la perdita di chi tanto c'era caro, bisogna risorgere e rendere il dovere alla parte superiore del nostro spirito, nella quale risiede come su un trono
lo spirito della fede che deve consolarci nelle nostre afflizioni. Quanto sono felici quelle anime che vivono di fede, che in tutto adorano i giusti e santi giudizi di Dio e che si rallegrano di essere afflitti e che fanno convertire l'assenzio in miele. Padre Pio accompagnerà questa donna in un cammino lento, fatto di tenebre, di sofferenze e di incertezze. Ma alla fine lei stessa confesserà di aver trovato nella fede la pace e la serenità. Padre Pio ci metteva sempre del suo, ma voleva che ciascuno assumesse la responsabilità della propria fede. E se c'è una cosa che mi fa veramente arrabbiare è quando sento i gruppi di preghiera dire «Ormai siamo quattro gatti, ormai siamo tutti vecchi». Ditemi, ma dov'è la vostra fede? Avete pregato tutta la vita per fermarvi proprio adesso? Nelle vostre famiglie non crede più nessuno, nessuno va più a messa e voi chi siete? Non fate parte della vostra famiglia? Voi a messa ci andate, pregate, avete fede. La vostra famiglia ha una ricchezza che altre famiglie non hanno. Non dobbiamo aspettare che venga un angelo dal cielo a cambiare le cose. E non c'è nemmeno bisogno di un angelo vendicatore o di quelle disgrazie, di quei terremoti che tanti aspettano perché arrivi finalmente la giustizia di Dio. Ci siamo noi, rimbocchiamoci le maniche. Se siamo in quella casa, in quel lavoro, in quella scuola, è perché Dio ci ha messi lì e si aspetta tanto da noi. Ma dobbiamo avere fede, dobbiamo averne tanta. Solo così potremo essere fedeli a quello che Padre Pio ci ha consegnato. Dalle testimonianze di Padre Marcellino leggo un racconto particolare. Una signora di Cesenatico andò a trovare Padre Pio perché non riusciva ad avere figli e sperava di confessarsi da lui per chiedergli la grazia. Per una serie di circostanze riuscì ad evitare la lunga attesa per le prenotazioni, ma Padre Pio non volle confessarla. «Va via», le disse, «perché non hai fatto la fila». Umiliata da quel trattamento, si risentì e rimase in chiesa tra le lacrime. Un frate gli suggerì di scrivere due righe a Padre Pio. Sul momento non voleva accettare il suo consiglio, ma alla fine si fece convincere e nel pomeriggio lo stesso frate gli portò la risposta: «Dia a quella signora che abbia più fede ed otterrà la grazia». Dopo un po' di tempo tornò a San Giovanni Rotondo, aspettò il suo turno e disse a Padre Pio: «Vorrei avere un figlio, anche se uno ce l'ho perché l'ho adottato». E lui rispose: «Quello non c'entra, avrai un figlio tuo, ma devi continuare ad avere fede e riceverai la grazia». La donna cominciò a pregare. Passavano gli anni, ma non perdeva la speranza. Il figlio arrivò dopo 18 anni di matrimonio. È uscito in questi giorni per le edizioni La Terza un libro di Andrea Riccardi, La Chiesa brucia, che fa un'analisi senza sconti della crisi che sta attraversando la Chiesa cattolica, particolarmente in Occidente. Come è giusto che sia, alla fine l'autore si domanda: c'è un futuro? Il credente e lo studioso ovviamente affermano di sì, soprattutto richiamando tante situazioni analoghe della storia della Chiesa. Mi permetto di fare una glossa a quel titolo e dire: noi siamo il futuro. Noi gruppi di preghiera di Padre Pio, ovviamente non solo noi, ma tutti quelli
che come noi avranno coscienza che il futuro della Chiesa è già cominciato. Padre Pio ha tracciato una strada maestra che non è certo quella voglia di guardare indietro che è diventata la bandiera di tanti credenti che non riescono a cogliere lo spirito di profezia di Papa Francesco. Giustamente, scrive Andrea Riccardi, il pericolo è non generare più futuro, non guardare oltre le proprie frontiere, desiderando proteggere la propria debolezza e la propria esistenza. Proprio quando il male del peccato, della malattia o di una disgrazia stava per annientare una persona, Padre Pio alzava le mani verso il cielo e invocava l'aiuto del Signore e l'intercessione di Maria. Noi, con la nostra preghiera, siamo la grande risorsa della Chiesa. Con la nostra preghiera, con una fede costante, nonostante il buio che ci circonda, possiamo tutti insieme andare verso la luce. Pace e bene a tutti.